Ciao a tutti ragazzi, allora sono qui per parlarvi, fare un... non ho mai fatto un video del genere. Allora, io questi video non li porto mai, però oggi vi porterò un video di questo genere per dirvi che questa persona non deve smetterla di offendermi in quel modo, di minacciarmi in quel modo, di insultarmi in quel modo, perché io non gli ho fatto niente. Non gli ho fatto niente di male, è lui che mi offende, mi minaccia, mi bullizza. Sono io invece non gli ho fatto niente, perché non lo cago proprio. Ok? La persona che vi sto parlando in questione è di... si tratta di Mauro Maglione. Mauro Maglione è del 90. È un ragazzo che ho conosciuto tramite le videochiamate, non l'ho mai conosciuto di persona. Questo da quando mi ha visto la prima volta mi ha cominciato a insultarmi come che mi chiama, cioè mi chiama sempre grassone, mi chiama sempre grassone in merda. Io faccio il video qua, ho registrato una sua live. Allora, conoscendo lui, conoscendo la sua amichetta, conoscendo le amiche della sua amichetta e cose via, cose varie. Allora, guardiamoci la live, vediamo un po' che cosa, di come è iniziata questa live appena che sono entrato a guardarla. Qua sta a casa sua. Sentito, brutto grassone di merda. A me, brutto grassone di merda. Ma chi gli fa prendere questa confidenza, prendersi confidenza con me? Da chi ha preso lui? Continuiamo a vedere avanti. Continuiamo. Mo c'è un amico che sta guardando la live e gli chiede che è successo, e lui ecco come lo risponde. Niente che da succedere, niente, sta a posto. Cioè, manco gli hai raccontato che... cioè, manco per rispetto, manco glielo poteva dire a questo suo amico, che praticamente si... perché è normale che gli ha chiesto che è successo, perché praticamente lui è iniziato ad alterarsi dalla mia presenza, cominciando a urlare come un pazzo, dicendomi cosa vuoi, brutto grassone di merda. È normale che si preoccupano gli amici suoi che lo vogliono bene. Continuiamo. Poi fa le dirette a vuoto, perché nessuno ci entra e nessuno vuole guardarle. Poi le fa a vuoto le dirette. Facciamo la videochiamata con Camillo. Facciamo la videochiamata. Questo nella maggior parte, allora c'è da specificare. Questo nella maggior parte si mette a fare le chiamate alle a contattare le persone a prescindere, continua a tartassare di chiamate, di messaggi alle persone. Praticamente nella maggior parte si mette a dare fastidio alle persone nella sua zona, si mette a dare fastidio a delle persone che stanno lavorando. Va a dare fastidio alle persone che conosce e lavorano nei propri negozi, che hanno bisogno di stare in tranquillità, perché questo già ha dato fastidio a una pizzeria, che praticamente un'amica l'ha richiamato e gli ha detto che di non dare più fastidio in pizzeria alle persone che lavorano e alle persone che consumano i pasti, perché sennò ti parlo con tua mamma, parlo a tua madre. Allora, questo nella maggior parte è odiato da tutti dal comportamento che ha. Allora, lui da poco si è riconciliato con la sua, con Asia Sito, la sua amica,
la sua amica del cuore. Allora, secondo voi crederete che lui e Dacia Sito siano fidanzati per davvero? Non sono fidanzati, non sono fidanzati per davvero, perché si sa benissimo che Mauro e Maglione e Dacia Sito non si fidanzeranno mai tra di loro. Non si sarà, non si fidanzeranno mai, ok? Sono solo migliori amici, ma non si fidanzeranno mai. Può Mauro Maglione a 33 anni perdere tempo appresso ad una ragazza che ha quasi 20 anni? No. Questi si sono riconciliati da poco, sono stati insieme a Castel di Sangro. E praticamente Mauro è stato felice di aver riabbracciato Asia, queste cose, di aver fatto le foto con lei, di aver fatto i video su TikTok. Però mi raccomando, lui non deve esagerare, perché se riprende a fare quello che stava facendo prima, poi dopo lei tornerà di nuovo a non pensarlo più. Perché Asia per un periodo a Mauro l'ha allontanato per un periodo, praticamente non si sono visti per un periodo e non si sono sentiti per un periodo, e praticamente queste cose qua, allora, cose eccetera eccetera, tutte queste cose qua. E lui è felice di aver rivisto la sua amichetta, mi fa piacere per lui, che basta che non le dà fastidio, perché se le dà fastidio dopo si ritorna punti a capo, poi dopo continua a tartassare di messaggi, di chiamate, cose, perché cioè questo ha dei problemi, perché per esempio Asia Sito quando era fidanzata lui ha insultato il fidanzato e lei si è lasciata col fidanzato per colpa sua, perché quella Asia con il fidanzato stava così bene. Allora, io ripeto, questi atti di queste minacce, questi atti di bullismo, di vandalismo e queste offese che mi sono rivolte nei miei confronti non le tollero. Non le tollero per niente, ok? Allora dobbiamo praticamente ribadire una cosa. Allora, questo lui sta dando fastidio. Questo lui va a dare fastidio alla gente che va a lavorare nella maggior parte. Però solitamente lui in realtà è innocuo, vuole cercare di fare amicizia come me. Ma se vede che l'altra persona lo sfotte, lo prende in giro, lui si comincia ad alterarsi, comincia a urlare come un pazzo e a mandare insulti, minacce e offese, le comincia ad offenderle perché non le rispettano. Ok, lui che va a dare fastidio alle persone che consumano, come ha fatto quell'altra volta in una pizzeria, che ha dato fastidio al personale che lavorava, ai clienti che consumavano i pasti, è un fatto grave quello che ha fatto, perché per esempio lui sta dando di matto e sta creando problemi. Pure io stessa cosa, se io per esempio vado in un bar, in una pizzeria, in un ristorante e so stare fuori e mettere a dare fastidio, a infastidire le persone che lavorano là dentro e che con i clienti, al personale che lavora là dentro e ai clienti che consumano, allora vuol dire che questo è che io, Enrico Paduano, sta creando dei problemi, ok? Lui, come ha dato fastidio a una pizzeria, lui praticamente è stato allontanato perché ha dato fastidio al personale che lavora e ha dato fastidio ai clienti che stanno consumando i loro pasti. Pure io, se faccio una cosa del genere, allora mi dicono che io sto creando problemi, sto dando fastidio. Se per esempio io vado a dare fastidio ai clienti che consumano, oppure vado a dare fastidio al personale che lavora, ed è normale che poi io sto creando problemi e non potrò più stare lì,
esegue. Questo è il bar, nel bar dove vado fuori, se dove mi metto sempre fuori a quel bar, a farmela con quelle persone, affinché a un certo punto, se io creo problemi alle persone che consumano i pasti dentro, seduti al tavolo, al personale che lavora, allora io sto creando problemi e non potrò nemmeno più di andare, non potrò più andare lì fuori. Come lui, per esempio, se lui continua così, a dare fastidio al personale che lavora, ai clienti che consumano i pasti, allora lui in quel posto non ci potrà andare più, perché poi gli sarà dato il divieto di avvicinamento. Di tutto qui. Per esempio lui continua a pubblicare gli stati, pubblica molto spesso gli stati su WhatsApp, su Instagram, a menzionare le persone, praticamente vicino a un'amica che non lo vuole, che non lo pensa, gli ha scritto ma vicino a un'amica gli dice, vicino a un'amica gli ha detto: non mi pensi più come prima, vergognati. E poi praticamente ha insultato persino il giocatore di colore della Salernitana quella volta, solo perché il Napoli non ha vinto lo scudetto quella volta. No, non si fa così. Ha scritto un insulto razzista, quello lì, che io sono dovuto intervenire con lui per dirgli che deve eliminare la storia, perché è offensivo quello che ha scritto, è offensivo. A prescindere, che vi voglio dire, a lui il suo vecchio profilo glielo hanno bloccato. Glielo hanno bannato, perché lui ha pubblicato una. Perché gliel'hanno segnalato per spam. Perché lui ha pubblicato un post che è stato segnalato come spam pubblicitario. E quindi, praticamente, siccome questi si sono presi i dati, lui praticamente ha perso il suo vecchio profilo. Ma adesso se ne è fatto uno nuovo. Fate attenzione a quello che pubblicate, perché altrimenti lui ha pubblicato una cosa che è stata segnalata come spam pubblicitario e praticamente gli hanno bannato il profilo. Però il suo profilo è ancora attivo, perché è riuscito a recuperare l'accesso al suo vecchio profilo, però lui sta usando il nuovo adesso. E di conseguenza, che posso dire? In un altro stato che ha pubblicato su Instagram, ha scritto al suo amico, gli ha detto: rispondi alla videochiamata, ti devo parlare. E praticamente giorno per giorno lui si sta per perdere le amicizie con le persone, perché dal suo comportamento che ha le deve rispettare i tempi, perché sta diventando invadente nei confronti delle persone. E io, per esempio, ad Asia Sito e alle amiche sue, prima le seguivo pure su Instagram e le tenevo come amico su Facebook. Per esempio, ad Asia Sito, la sua amica, l'ho iniziata a seguire su Instagram, cioè io avevo seguito lei a me non mi ha seguito proprio, però in tuttavia lei mi ha pure accettato la richiesta d'amicizia su Facebook, a lui non gliel'ha accettato, invece a me sì. Ma praticamente che è successo? Alla fine l'ho cancellata tra gli amici su Facebook, l'ho bloccata su Instagram, a lei, alla sua amica, per colpa sua, perché lui va a dire cose che non sono, vere, per colpa sua. Asia Sito e le amiche sue, e il gruppo suo, si divertono ad offendermi, a minacciarmi, a insultarmi, lei, l'amica che ho bloccato, le altre amiche e il gruppo suo, se li ho bloccati per colpa sua, per colpa di Mauro Maglione, che ci ha detto delle cose che non sono vere, che a lui attualmente gliel'hanno detto. E poi lui gliel'ha andata a riferire, è successo che questa si divertiva a bullizzarmi e per colpa di Mauro l'ho bloccata. Per questa lei l'ho bloccata. Grazie alla comitiva sua, li ho bloccati, perché li ho bloccati per colpa sua, perché volevo
perché volevo un'amicizia con loro. Però alla fine mi sono reso conto che praticamente lei e la comitiva sua non sono altro che dei bulli che fanno né ridere né piangere. Ok? Perché alla fine mi sono reso conto che, perché semplicemente sono manipolati da uno che non, da uno che ha soli 33 anni, che praticamente la cosa peggiore che prendono in giro, sfottono, insultano, minacciano e offendono anche lui, il peggio che offendono anche, che lo offendono pure, lo insultano pure e lo minacciano pure a lui. Il peggio che anche a lui viene preso in giro e viene sfottuto da tutti, da loro. Non solo io, ma anche lui viene sfottuto. Come vengo sfottuto io e preso in giro io, vengono, perché non è carino, perché a prescindere non è carino prendere in giro e sfottere le persone che hanno delle difficoltà, che hanno delle difficoltà a se stessi, per esempio, come tutti hanno dei pregi e dei difetti, tutti sono nati dei problemi. Non è carino che praticamente si mette a prendere in giro, a sfottere a persone come me, come Stefano, come Emanuele, come Enrico mio cugino e così via. Ok? Questo ragazzo praticamente crea dei problemi, la maggior parte crea dei problemi a varie persone. Ho visto il suo video, praticamente io a questo l'ho tenuto bloccato per 2 anni e poi dopo 2 anni l'ho tenuto bloccato per tutto il 2021, per tutto il 2022 e per il 2023 l'ho sbloccato. Ho sbloccato solo a questo, perché anche io mi mettavo, perché già altre volte ha fatto così e sono entrato nella sua live a guardarmelo. Lui ha cominciato a insultarmi come al solito, a offendermi come al solito, addirittura mi ha mandato il video mail e cose varie. Ok? Ok? E così via. E così via. Allora, questo è un appello che ti sto per fare. Eccolo lì. Ci sentiamo. Allora, ha detto a me brutto grassone di merda, e non si deve permettere, perché va bene che io sono grasso perché sono così da 15 anni, però va bene che mi dite questo consiglio, mettiti a dimagrire, mettiti a dieta, che così una volta dimagrito sarai anche bene fisicamente, sarai anche meglio fisicamente e di salute. Questo io apprezzo a qualche consiglio, però basta che non lo diciate in pubblico questo consiglio del genere, ma abbastanza che me lo scriviate in privato, non che me lo scrivete in pubblico, okay? Perché potrebbe essere offensivo. Va bene che mi volete dire mettiti a dieta perché lo fate per il mio bene, però praticamente questo praticamente offende la maggior parte delle persone. Allora io faccio un appello. Allora, caro Mauro Maglione, tu grassone di merda non lo dici a me, ma lo dici a qualcun altro, perché io non ti conosco nemmeno, non ci conosciamo nemmeno, non ci siamo mai conosciuti nemmeno, e tu non dici per me, devi rispettare le persone, non devi assolutamente permetterti di insultare, di offendere e di minacciare le persone, devi rispettare le persone, ok? È un appello che ti sto facendo. È un appello. Finiscila qui. Perché io non ho mai iniziato, ok? Finiscila qui, ok? Perché io non ho mai iniziato. Io non ti ho mai fatto niente. Sei tu che ti diverti a offendermi, a minacciarmi, a insultarmi, perché io non ti ho mai detto niente a te, non ti ho mai
Non ti ho mai offeso in nessun modo, ok? Finiamola qua, anzi finiscila qui perché io non ho mai iniziato. È un appello che ti sto facendo. Io non mi voglio farmi male in nessun modo, non mi voglio farmi male né di livello fisico e né di livello mentale, perché veramente ci facciamo male qui. Perché questo sarebbe capace che se mi vuole incontrare di persona, poi è capace che voi si vuole prendersi ammazzate con me. E poi dopo sono costretto a reagire contro. E io a usare la violenza sono costretto poi che mi devo prendermi ammazzate e reagire contro di lui. Che non lo conosco nemmeno. È una persona che non conosco nemmeno, vabbè. Che non lo conosce nessuno, tutti quanti lo conosciamo solo tramite videochiamate, ma non abbiamo mai nessuno della mia comitiva l'ha mai conosciuto da vicino. Quindi, caro Mauro Maglione, finiscila qui, perché noi non abbiamo mai iniziato. Rispetta le persone e se qualcuno ti ha detto no, ok? Se ti ha detto no, devi accettare il no. Pure io, anche se a me mi viene detto di no, io non insisto. Ok, finiscila qui, perché io non ho mai iniziato, perché io non mi voglio farmi male in nessun modo, non voglio farmi del male né di livello fisico e né di livello mentale, altrimenti mi costringi veramente che mi devo mettermi a contattare a qualche tuo amico oppure di contattare a tua mamma e di dire come ti comporti. Quindi finiamola qua, perché io mi faccio sempre io. Fortunatamente non mi metto a stare appresso a questa gentaglia così, ok? Quindi finiscila qui, ok? Dopo questo, parti chiari e amicizia lunga. Io se vuoi, se ti fa piacere, potresti pure venire nella mia zona e ne potremo chiarirne da vicino, ok? Possiamo pure chiarire di questa cosa da vicino, perché io ti aspetterò. Finiamola qua, finiscila qui, perché io non ho mai iniziato. Ma è iniziato, quindi ok? Quindi basta con queste offese, ok? Non le tollerò più. Non ti fa piacere la mia presenza? Stammi a distanza, ok? Ciao.